Anche quest'anno, nell'ambito delle iniziative natalizie organizzate dal Comune di Mazara del Vallo, l'Associazione Turistica Proloco ha dato il suo contributo. Dal 16 dicembre il giro delle novene, delle classiche novene di Natale per i vicoli del centro storico. Oggi l'inaugurazione di uno spazio istituzionale, uno spazio ridato e ridonato alla città grazie al contributo dell'amministrazione. L'Associazione Proloco insieme all'Associazione Culturale Canto del Mar Robbio hanno utilizzato uno spazio che non era mai stato aperto e quindi ci troviamo tra la via San Michele e la via Goti, che è stata di recente abbellita con le ceramiche. Siamo all'interno di questo spazio che dà sulla via Goti, qui c'è un passaggio istituzionale, una piccola mostra e nello spazio antistante Tempo di Natale, mercatino dell'artigianato e dei prodotti enogastronomici locali. Tra l'altro a breve faremo anche una degustazione dei prodotti locali, proprio grazie anche al contributo non soltanto delle aziende ma della strada del vino e dei sapori Val di Mazara, che da anni collabora con noi e con l'amministrazione comunale. Ringrazio il sindaco onorevole Nicola Cristaldi e tutta la giunta che ancora una volta ha dato fiducia alla Proloco per l'organizzare dei piccoli ma grandi eventi, perché nello stesso tempo contribuiscono ad arricchire il programma culturale della nostra città. Ringrazio anche Sabrina Asaro e tutta l'associazione Canto del Mar Robbio, perché insieme abbiamo ridato alla città questo spazio per queste manifestazioni natalizie. Noi saremo qui dal 21 al 26 dicembre tutti i pomeriggi e il 24 la mattina, mentre organizzeremo il Festival della Multiculturalità il 3 e il 4 gennaio al Civic Center. Sarà la seconda edizione della Festa dell'Amicizia, a cui parteciperanno tutte le etnie presenti a Mazara del Vallo. Mazara si ripropone ancora oggi città multietnica e multiculturale. Siamo proprio nella via Goti, una centralissima via del centro antico, cosiddetto Casba. Ringrazio tutti e spero che il nostro contributo sia di buon auspicio per tutte le attività che saranno realizzate nella città di Mazara del Vallo. Con piacere abbiamo partecipato proprio in collaborazione su invito del Canto del Mar Robbio. È un evento della città ed è giusto che noi come scuola, visto la tipologia della scuola, siamo partecipi, a parte ora questo rapporto di amicizia che si è instaurato con loro, ci mancherebbe altro, ma questo proprio con piacere, ed è giusto che l'esperienza dei nostri alunni venga divulgato all'esterno, perché questo è un input per i ragazzi, perché non ci basiamo solo sulla lezione didattica e su quello che si fa a scuola, ma i ragazzi devono stare fuori, devono capire cosa c'è nell'ambiente, cosa c'è nel proprio territorio, farsi conoscere e conoscere pure le altre cose. Dopo un anno ci ritroviamo in una sede diversa, una sede molto più ampia, più luminosa di quella dell'anno scorso. Babbo Natale quest'anno ha voluto cambiare casa, si è concesso questo lusso. E ci ritroviamo qui con la casa piena di visitatori, oggi è solo il primo giorno, questo è il primo momento. Tra un po' ci sarà fra l'altro anche una coreografia della Dance Works di Carla Favata e iniziano questi giorni pre-natalizi e natalizi con un programma fitto fitto fitto. Da domani pomeriggio spettacoli di magia, fuochi, acrobati, musica, cori gospel fino al 26, poi sospenderemo l'attività per 4 giorni e ci rivediamo tutti per l'Epifania, per una grandissima tombola di beneficenza per le famiglie il 5 gennaio e il 6 una bellissima parata, arriva la Befana che partirà dal villaggio, andrà in giro per tutte le strade del centro storico e concluderà nuovamente nel villaggio di Babbo Natale. Venite a trovarci tutti, adulti e piccini.